Salve a tutti, io sono The Official Video Games e benvenuti in questo nuovo videoblog. Oggi saremo dei piccoli barbieri che crescono con un rasoio elettrico ed un rasoio a doppia lama per fare cose. Ma saremo veramente dei barbieri provetti? Buona visione! Ed eccoci qui oggi con un nuovo video. Allora, come avete ben capito dalla pre-intro del videoblog, oggi ragazzi vado a tagliarmi i capelli con questo rasoio e poi ovviamente devo anche sbarbarmi, ovviamente, perché guardate un po' che peluria che ho addosso. Allora, quella che vado ad utilizzare potrebbe essere questo, oppure magari potrebbe essere anche questo qui, non lo so. Vediamo un po', ragazzi, dove arrivo con questo video, perché comunque sia non andrete a vedere proprio tutto quanto leggermente, completamente, perché comunque sia ci sarà anche un pochino da annoiarsi eccetera eccetera, però cercherò quantomeno, ragazzi, di fare del mio meglio. Ovviamente non andrò proprio a tagliare del tutto la capigliatura eccetera eccetera, però comunque sia, ragazzi, vado soltanto ad accorciarli. Ovviamente, ragazzi, sto in canotta, non sto nudo, quindi non fatevi venire niente, perché comunque sia non è da me mostrarmi in nudo in un video su YouTube. Però comunque sia, ragazzi, da questo preciso istante andrò a scegliere quale pettinino mettere al mio rasoio elettrico, o questo qui che ho adesso in mano, e poi dopo inizierò a tagliare i capelli. Ovviamente, come detto, non guarderete proprio tutto quanto per esteso, per inciso, perché comunque sia ci sarebbe anche da annoiarsi, e io non appena ho finito, ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. E rieccomi qui, ragazzi. Allora, dopo aver tagliato i capelli, questo qui in pratica è il risultato. Sì, lo so, ho esagerato leggermente un pochino, perché sono andato ad utilizzare per l'appunto questo qui, che questo qui in pratica è un po' leggermente più piccolo rispetto a quest'altro pettine. Ovviamente è uscito in questa maniera qua, però comunque sia, ragazzi, sono abbastanza contento del risultato che è uscito per l'appunto. Mi scuso sempre, ragazzi, se mi vedete in canotta, ma purtroppo, ragazzi, sono in bagno, quindi perciò ho dovuto per forza rimanermi almeno in canotta, quindi non vado a togliermi per l'appunto tutta quanta la maglietta eccetera eccetera. Però comunque sia, ragazzi, il risultato, come detto, non è uscito niente male, e ora dovrei farmi per l'appunto la barba. Devo prima andare ad accorciarla sempre con questo, perché sennò altrimenti, ragazzi, non posso fare assolutamente niente, perché sennò va a finire che mi ci faccio male. Bagnare la pelle, mettere per l'appunto la schiuma e farmi la barba. Ovviamente vi salterò anche questo determinato passaggio di fare la barba eccetera eccetera, perché comunque sia quando vado a fare la barba e vado per l'appunto ad indossare gli orecchini, non so, ragazzi, se riuscite a vederli, sono i puntini. Per l'appunto, ragazzi, c'ho un aspetto migliore. Però comunque sia, ragazzi, ribadisco che va benissimo anche così, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Ok, dai, allora noi ci vediamo tra pochissimo, ragazzi. Perfetto, ragazzi, allora, come mi state ben guardando, sono bello che sbarbato. Per l'appunto, ragazzi, ho finito. Dunque, allora, io la schiuma da barba che vado ad utilizzare per l'appunto è questa qui, una Palmolive. Non è sponsorizzato da nessuno, non è una pubblicità, né tantomeno quantomeno una collaborazione, è soltanto questa qui. Ovviamente i miei rasoi che vado ad utilizzare sono per l'appunto questi qua a doppia lama, il pennellino per poter spennellare la crema da barba. Ovviamente, ragazzi, non sono un professionista di barbe, capelli, non sono un parrucchiere, quindi perciò non mi posso ritenere per l'appunto un piccolo parrucchiere. Però comunque sia, ragazzi, il lavoro che per l'appunto ho svolto vicino al mio viso per l'appunto con quella crema da barba, ovviamente, ragazzi, la barba è uscita anche leggermente abbastanza liscia, quasi come la pelle del culetto di un bambino. Però anche comunque sia, ragazzi, mi sento abbastanza soddisfatto e anche abbastanza fresco, perché comunque sia questa qui è una crema, dovrebbe essere crema da barba rinfrescante al mentolo, non so se riuscite a leggerlo. E niente, ragazzi, questo è quanto. Ovviamente devo soltanto farmi la doccia, quindi non andrete a vedere anche questo piccolo procedimento, perché comunque sia, ragazzi, non ha alcun senso vedere per l'appunto che mi ci faccio la doccia. Però comunque sia,
io faccio sempre così, faccio prima la barba e poi dopo faccio la doccia, non faccio mai prima la doccia e dopo la barba perché non avrebbe nessun tipo di senso. Niente ragazzi, io concludo qui questo video vlog, spero innanzitutto che questo video vi sia piaciuto e se così mi raccomando lasciate un bel mi piace, lasciate anche qualche commento, iscrivetevi al canale perché ho visto che ho perso un paio di iscritti, ma non fa niente perché comunque sia non è un problema, anche perché comunque sia non sono un provetto youtubers, però comunque sia cerco sempre di fare del mio meglio. Niente ragazzi, dai, noi ci si becca molto presto con un prossimo video. Ciao ragazzi. Bum bum, and then this is Burns Burns.